Buonasera. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera, ben trovati. Buonasera a tutto il gentile pubblico. Benvenuti al concerto di gala della 14ª edizione del concorso lirico internazionale Ottavio Zino. È stata una settimana intensissima con tantissimi cantanti di un alto livello quest'anno, ancora una volta, provenienti da più di 20 nazioni del mondo. Qui siamo molto molto contenti come organizzazione di aver avuto una rappresentanza così, così intensa. E io volevo ringraziare innanzitutto con il patrocinio della rappresentanza iniziale in Italia della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, della Regione Lazio, dell'Assessorato alle Politiche Culturali e dello Sport di Roma Capitale, del Teatro Villa d'Orlonia e del Progetto Culturale Zetema. Tutti questi ci hanno fatto l'onore di avere il patrocinio dell'organizzazione. Il direttore del teatro, a cui vorrei fare un applauso, ringraziarlo, il direttore della Verona Paolo Ruffini, che ci ha ospitato in questo magico gioiello romano del teatro di Villa Torlonia. E andiamo veloci perché insomma, la serata è lunga, per cui ecco, volevo poi presentare appunto la giuria della tecnica, che quest'anno vede, quindi facciamo un applauso al sovrintendente coordinatore artistico del Teatro dell'Opera di Tenerife, Alejandro Abrante. Il direttore generale artistico del Teatro dell'Opera di Toulon, Provenza di La Francia, Claude Ribonnet. La regista e direttore artistico del Festival Ilica di Castellarquato, Vivian Hewitt. Il segretario artistico della Fondazione Festival Pucciniano di Torre del Lago Puccini, Angelo Tattero. Il direttore generale artistico del CIA Opera San Paolo, del concorso Maria Calla Brasile, assessore artistico del Teatro San Pedro di San Paolo, maestro Paolo Abrao Esperto. Il sovrintendente generale del Teatro dell'Opera di Bonn, Bernard Helmich. Ed ora accogliamo un altro membro. 14ª edizione, in giuria c'è ovviamente la direttrice artistica del concorso Ottavio Zino, Vallì Sant'Arcangelo. Buonasera. Buonasera, buonasera, benvenuti a tutti. È una grande gioia avervi qui e vedere questo teatro così pieno. Un saluto, un ringraziamento alle due giurie della critica e la giuria tecnica, e anche voi, il pubblico, che come avete letto nel programma di sala sarete dei giudici, giudicherete anche voi o sceglierete il cantante. Sono molto orgogliosa di essere arrivata a questa 14ª edizione con tanta fatica, anche perché da quest'anno purtroppo siamo anche noi stati penalizzati dal FUS. Avevamo per 2 anni solamente un contributo di 10.000 euro e ci sono stati tolti. Quindi con grande fatica andiamo e portiamo avanti questo nostro progetto, proprio perché amiamo i giovani, amiamo la musica, amiamo la lirica e speriamo insomma di procedere in questa strada nel migliore dei modi. Quindi il nostro futuro è anche un po' incerto, ma fiduciosi, saremo fiduciosi. Bene, vi auguro una buona serata, vi lascio nelle preziose mani, vi voglio vedere un po' più partecipi e questi applausi un po' più energici, signora. Concludiamo la giuria della tecnica presentando ancora
il direttore del artistico del Teatro Real Madrid di Spagna, Joan Mata Bosch. E signori e signori, vorrei un applauso che non deve cascare il teatro, no, perché ovviamente l'abbiamo, è stato appena restaurato dopo quasi 100 anni, però vorrei un applauso ad una persona straordinaria che non conoscevo e ho apprezzato tantissimo io personalmente questa settimana, ma come noi, come me e tanti altri. Una straordinaria artista, una straordinaria cantante, una persona che sta portando la musica lirica in tutto il mondo e ancora adesso una grandissima voce, un personaggio che comunque in questa settimana mi ha insegnato tanto e mi ha commosso anche molto, una persona straordinaria, Giovanna Gasolla. Presidente della Giuria Tecnica. Presidente della Giuria. Bene, prima di lasciare la parola alla nostra Rosangela che continuerà la presentazione, volevo ancora ringraziare la diretta streaming di radiocemat.org, per cui noi siamo collegati in diretta audio e pertanto salutiamo anche tutti coloro che ci seguono, i radioascoltatori. E un altro ringraziamento va ad uno sponsor che da sempre, da quando esiste il concorso lirico internazionale, ci aiuta in questa, che era una piccola ma adesso è effettivamente una grande spesa, e vorrei ringraziare anche chi è presente in sala, l'amministratore della società Progesa Progetti e Gestioni Sanitarie. Grazie. Presentiamo la giuria che abbiamo questa sera, il piacere di avere tanti esponenti della stampa e non solo, che vanno a comporre il parterre della giuria critica. Quindi vi presento subito. Ovviamente, come ogni anno, abbiamo il piacere di avere la presidente della giuria critica, la musicologa Maria Dele Zino, figlia di Ottavio Zino. Dario Ascoli, direttore responsabile di oltrecultura.it. Nonché critico musicale del Corriere della Sera. Gisella Belgeri, presidente del CEMA. Stefania Bonfadelli, soprano regista. Giovanni Dalò, musicologo, critico musicale di Repubblica. Gina Guandalini, collaboratrice della rivista Opera Magazine. Antonella Neri, presidente di Cantare l'Opera. Roberta Pedroffi, direttore responsabile giornalista presso l'Ape Musicale. Andiamo, sì. Raniero Sghendri, direttore responsabile di PuntoContinenti.it. Maria Elisa Tozzi, direttore della rivista Il Mondo della Musica. E Paolo Zotteri, giornalista Rai News 24. Grazie a tutta la giuria che si è insediata in questa giornata, perché il concorso prevede un premio per la critica, un premio tra gli altri, un premio di 500 euro che va appunto a questo cantante che vincerà. Mentre poi avremo altri premi, ci sono dei premi in denaro, il primo premio di 5.000 euro, il secondo di 2.500, il terzo di 1.250 euro. E quest'anno per la prima volta c'è un doppio binario nel concorso in cui, come vedete anche dalla Roam Up, l'associazione musicale Villaggio della Musica ha previsto la produzione di alcune opere, per cui poi ci spiegherà bene Rosangela, e avremo anche la possibilità di assegnare dei ruoli per la produzione in primis del Barbiere di Siviglia, che si terrà il mese prossimo al Teatro Argentina, tra parentesi. Poi i dettagli li daremo. Dopo torneremo a parlare di questo progetto. E poi ricordiamo che, come diceva la nostra direttrice artistica Maria Sant'Arcangelo, tutti voi siete chiamati a votare questa sera. Vi sono state distribuite all'ingresso le schede con i nomi di tutti i concorrenti in gara, e dovrete alla fine del concorso, quando avete ascoltato tutti, segnalare la vostra
preferenza, quindi chi vi avrà colpito di più sarà, ricadrà su di lui la vostra preferenza, la dovete crociare sul nome. Per cui siate tutti attenti, perché siete dei giudici importanti questa sera, tutti quanti. Bene, allora, poi nel prosieguo della serata ci diremo altre cose. Iniziamo subito con il concorso. Intanto presentiamo i pianisti, i maestri accompagnatori, Davide De Santi e Marcos Madrigal, a cui va un fortissimo applauso. Per quello che hanno accompagnato 123 cantanti quest'anno, quindi un lavoro pazzesco. E ascoltiamo la prima concorrente in gara, il soprano Kang Li, viene da Taiwan e ci farà ascoltare Ecco l'ore do campo, da Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Buon ascolto. Buon ascolto. Coraggio e tu fatti di pietra.
mi raccomando fortissimo l'applauso per questi ragazzi, da dietro trenano tutti quanti, perciò dobbiamo far sentire loro il nostro calore, mi raccomando. Ascoltiamo la seconda candidata in concorso, il soprano Costanzo Clarissa, viene dall'Italia e ci fa ascoltare Senza mamma da Suor Angelica di Giacomo Puccini.
presento ora la terza concorrente in gara, Fontana Costanza, soprano, canterà Quel guardo e cavaliere dal Don Pasquale di Gaetano Donizetti, viene anche lei dall'Italia, e sarà accompagnata al pianoforte dal maestro Mirko Roverelli. Thank you.
Il prossimo concorrente in gara viene dalla Corea del Sud, il tenore Kim Keong-woo. Ci fa ascoltare A Mes Amis dalla Fille du Ragiment di Gaetano Donizetti.
E anche la prossima concorrente viene dall'altra parte del mondo, precisamente dal Brasile. Il soprano Pipinger Camila ci farà ascoltare Dove sono i bei momenti, dalle nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Thank you.
suo concorrente viene da molto lontano. Beh, questo fatto che tanti ragazzi che vengono a fare il concorso qui in Italia, il concorso Stagliosino, vengono da tante parti del mondo, ci fa pensare che l'opera è davvero viva. Finché ci saranno ragazzi che canteranno, che faranno l'opera così giovani, quindi sono una promessa per il futuro, e finché ci sarà gente che va a vedere l'opera, sicuramente questa è un'arte che non morirà mai, nonostante l'Italia, la cultura, nonostante tutte le difficoltà di questo momento storico, vogliamo tenerla viva l'opera. Questi giovani, che sono davvero giovanissimi, sono lo spirito, il fuoco vivo di un'arte che speriamo sia davvero immortale per sempre. E proprio perché noi vogliamo vedere tanta gente a teatro, vi invitiamo calorosamente il prossimo 14 dicembre ad andare al Teatro Argentina, perché alcuni dei ragazzi che si esibiscono questa sera saranno i protagonisti dell'opera Il Barbiere di Siviglia. Quest'anno il concorso Stagliosino ha aperto una sezione per i premi a ruolo, per cui alcuni ragazzi verranno premiati appunto con un ruolo che gli verrà assegnato per le opere che sono in progetto dell'Associazione Il Villaggio della Musica, ovvero Il Barbiere di Siviglia e nella prossima estate Suor Angelica e Gianni Schicchi. Quindi un progetto davvero bello e notevole, quello dell'Associazione Il Villaggio della Musica, che ha inaugurato una sua stagione lirica, possiamo definirla così, con i vincitori delle edizioni passate lo scorso giugno, sempre all'Argentina, con Cavalleria Messicana. Quindi facciamo in bocca al lupo all'associazione. È forte! Che si impegna tanto per i giovani e per le promesse dell'opera. E quindi tutti voi, così come siete seduti qui, dovrete essere seduti al Teatro Argentina il 14 dicembre. Mi raccomando, ve lo promettete? Promettetelo, è una promessa. Voglio vedervi tutti il 14. Segnatevi l'agenda. E tra l'altro i biglietti sono già in vendita, perciò potete acquistare il vostro biglietto fin da ora. È aperto già il botteghino per il Barbiere di Siviglia. Bene, andiamo avanti con il prossimo concorrente, come vi dicevo, viene da lontano, dalla Corea del Sud, il tenore Moon Se-un. Ci farà ascoltare Farmi vedere le lacrime, da Rigoletto di Giuseppe Verdi. Si pura e qui morere.
Bene, la concorrente che vi presento ora viene invece dall'Italia e il soprano Giurgo La Gloria ci farà ascoltare dall'opera Il Guaraní di Gomez, Gentile di cuore. Fiorito da Gianni Schicchi di Giacomo Puccini.
che la prepara. Gli occhi furbi l'illumina di riso, lo strano viso, ombreggiato da quel suo granasone che pare un corraccione per così. Vien dal contado, ebbene, che vuol dire? Basta con questo bie, drette piccine. Firenze come un albero fiorito, che in piazza del Signore trombe e fronde, ma le radice forse nuove portano, dalle convali limpidi e feconde. E Firenze germoglie dalle stelle, salgon palagi, saldi e torri e stelle. Nel silenzio di quei raccoglimenti della suora Angelica di Giacomo Puccini.
E mi raccomando, non distraetevi perché tra poco sarete chiamati a votare, quindi dovete esprimere la vostra preferenza. È la volta di ascoltare ora il baritono Yurchuk Yuri dall'Ucraina. Ci fa ascoltare Nemico della Patria dell'André Chenier di Umberto Giordano.
presento ora il mezzo soprano Jorstad Lilly, dalla Norvegia. Canta Una voce poco fa, dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Oh!
ascoltare il tenore Tommaso Giuseppe, anche lui viene dall'Italia e si presenta con Ecco ridente in cielo dal Barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini. Suonare con una mano, perché a un certo punto mi ha messo il cicollo, quindi con una mano suonavano e con l'altra
si tenevano in collo, davvero grazie a voi due. Ancora forte l'applauso, facciamolo. Bene, e siamo all'ultima concorrente in gara. Il soprano Gianfaldoni Giuliana viene dall'Italia e ci fa ascoltare O quante volte da Capuleti e Montecchi di Vincenzo Bellini. Thank you.
era l'ultima concorrente in gara. Beh, tra poco siete chiamati a votare, ma prima invitiamo qui sul palco tutti i concorrenti. Li rivediamo ancora una volta. Il soprano Kent Lee. Forza, fate l'applauso. Il soprano Clarissa Costanzo. Soprano Fontana Costanza. Il tenore Kim Keong-gu. Il soprano Killinger Camilla. Il tenore Lucas Segun. Il soprano Giulio Vittoria. Il tenore Silva Alessandra. Il soprano Vicky Lagrotta. Il baritono Yusuf Yuri. Il mezzo soprano Yotta Bellini. Il tenore Tommaso Giuseppe. Il soprano Don Salvatore Giuliano. Eccoli, i 13 finalisti del 14° concorso Salesino, sono loro. Tra di loro ci sono i vincitori, è veramente una bella donna. Complimenti a tutti ragazzi, davvero complimenti. Bene, ora tocca a voi, dovete votare il vostro preferito, passeranno due addetti a raccogliere tutte le schede e io invito le giurie tecniche e la giuria della critica a ritirarsi per decidere le vostre sorti e facciamo 5 minuti di pausa, restate tutti in teatro, non disperdetevi, veramente ricominciamo tra 5 minuti con la seconda parte del concerto di gala. In bocca al lupo a tutti. Concerto di gala del 14° concorso Taviozzino, la finale. Come ogni anno non mancano gli ospiti d'eccezione e sono davvero felice di presentarvi questi ospiti. Si tratta di un coro molto particolare, i Roma Gospel Voices. Sono appunto di Roma, come scritto nel loro stesso nome, ma operano ormai da 11 anni sull'intero territorio nazionale. Si tratta di un coro gospel. Pensate, nel 2011 sono risultati, sono entrati nel Guinness dei primati in quanto coro più grande del mondo. Si trattava di 1500 elementi in un unico coro. Vi lascio immaginare la bellezza dei suoni che potevano produrre tutti insieme. Hanno battuto il Guinness precedente di 1169 componenti di un coro, quindi è davvero un piacere sapere che sono romani, che sono italiani e che hanno questo Guinness davvero formidabile. E questa sera sono qua, ci delizieranno in questa seconda parte del concerto. E io lascio a loro la scena, vi presento il pianista Christopher Riccardi e il direttore del coro, Nico Bucci, che e là vi lascio le loro mani. Buon ascolto. Blessed day.
in the skies are also on the faces of people passing by. I see quella che è la nostra realtà, che non è una realtà classica, ma è una realtà fatta di note che si basano su una forte spiritualità, che è quella delle chiese evangeliche battiste, il cui massimo esponente storico è stato Martin Luther King. E il nostro non è soltanto un repertorio basato sulla fede, ma anche un repertorio basato sulla speranza, che non proviene solo ed esclusivamente dalla fede, ma è un qualcosa che ci appartiene a livello esistenziale. E quindi io questa sera ho portato qui con me, con il maestro Christopher Riccardi, sul palco una piccola delegazione dei Roma Gospel Voices, e ve li presento. Prego! Thank you.
prima volta che una nostra corista fa il debutto come solista, quindi vi invito a farle un caloroso applauso. Lei è Ilaria. Thank you.
Total grace to
per il nostro pianista Christopher. Questa la conoscete veramente tutti. Noi la facciamo di solito alla fine per farvi partecipare. Quindi oggi, di solito noi siamo molto più disordinati, quindi oggi sul palco siamo stati anche tanto eleganti, perché a noi piace molto il contatto con il pubblico. La conoscete? Si chiama Happy Day e loro credo che vi vogliano sentir cantare. Ascoltarli e divertirci con canzoni natalizie questa volta.
beh, ci sarà non un concerto, ma uno sconcerto di Natale, si chiama così. Loro saranno i protagonisti di questa serata al Teatro Orione. Quindi se volete riascoltarli, fatelo, è un consiglio perché sarà una serata strepitosa. Andate al Teatro Orione il 22 dicembre. I biglietti, anche in questo caso, sono già in vendita. Potete acquistarli al box office Lazio, oppure potete anche recarvi da Orbis in piazza Esquilino e acquistare i biglietti per questa serata, per cui sarà un'altra occasione per rincontrarvi. Voi loro sono una piccolissima rappresentanza, vero? Sì, tutto il coro siamo 40 elementi. 40 elementi, quindi insomma, ne vale la pena. Beh, ma... aggiungere qualcosa sul, certo, assolutamente. Sul 22 dicembre? Il 22 dicembre è l'undicesimo anno che noi ci esibiamo nei teatri e pertanto abbiamo voluto farlo, l'altro anno l'abbiamo fatto al Salumberto in via della Mercedes. Quest'anno abbiamo deciso di raddoppiare i costi perché lo scorso anno in solo 10 giorni c'è stato il sold out, siete tantissimi a seguirci e quest'anno abbiamo deciso di regalarvi uno spettacolo non solo corale, ma ci sarà ci saranno a presentare gli speaker di Dimensione Suono Roma. Ci sarà un corpo di ballo e sarà uno spettacolo, non vi anticipo nulla, molto 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 interattivo. Pertanto vi aspettiamo a teatro per farci gli auguri di Natale. Grazie ancora. Beh, non potete lasciarci così. Non potete lasciarci così. Bis? Che ne dite? Eh? Forza, ascoltiamo il bis del Roma Gospel Voices. Oh, Lord.
Pietro Orione. Grazie a tutti. Grazie ancora. Grazie per essere stati con noi, i nostri ospiti. Grazie. Bene, i verdetti sono arrivati, quindi il gioco è fatto. Stiamo per conoscere i vincitori del 14° concorso Ottavio Zino. Tantissimi ragazzi che hanno partecipato, 13 sono arrivati in finale e ora tra di loro ci sono i vincitori. Bene, penso siamo quasi pronti ad accoglierli. Intanto io direi di fare un fortissimo applauso ai ragazzi che tornano qui. Ecco, li accogliamo. Ci siamo. Un lavoro davvero faticoso, perché sono stati tutti molto bravi, davvero tutti quanti hanno dato il meglio di loro, quindi decretare il vincitore deve essere stato molto difficile. Allora io vorrei invitare la giuria tecnica qui sul palco, se mi sta ascoltando, maestro Aleandro Aprante dal Teatro di Tenerife, Claude Ribonnet, Teatro di Tuon, Vivien Evitt, maestro Angelo Taddeo, Paolo Brau Esper, Bernard Helbig dalla Germania, maestro Joan Matabosch dal Teatro Madrid di Spagna. Che stanno salendo tutti, eccoli. Maestro Aprante da Tenerife, maestro Enrico, prego. Paolo, ci stanno raggiungendo. Prego, ecco, Mr. Emmick, Alpone, maestro Giovanni Mattocci, Enrico, Paolo Esper, Vivio Enric, il presidente, la signora Giovanna Masola, accogliamo con un grande applauso. Allora, cominciamo questa carrellata di premi. Quindi, invito la figlia del grande direttore d'orchestra Ottavio Zino, la figlia Maria Bene Zino, per il premio della critica. Grazie, si può salire sul palco. Maria Bene. Abbiamo dovuto fare velocemente, inserire i nomi, le targhe, quindi insomma abbiamo lavorato alacremente per dare tanti premi. Devo dire che ci sono tanti premi, già nel bando di concorso erano già parecchi e anche la giuria ha voluto premiare molti dei ragazzi che sono qui, appunto, che hanno concorso alla gara. Allora, in attesa della signora Zino, che sta arrivando, eccola qui, un applauso. Allora, vince il premio della critica, che consiste in un premio di 500 euro. Ah, non lo so dire. Al baritono Yurchuk Yuri.
proseguiamo con il premio decretato dal pubblico, molto importante. Anche voi avete avuto la possibilità di partecipare e quindi va lì. Io vado a prendere qualcuno dal pubblico. Nel frattempo, premio del pubblico, edizione 2014-2015 del concorso lirico al soprano Gianfaldoni Giuliana. Alcuni di questi ruoli sono stati assegnati, altri non hanno trovato la persona appunto che potrà farlo e si prenderanno appunto dai vincitori, dai partecipanti delle edizioni precedenti, proprio perché l'associazione intende dare spazio ai concorrenti che hanno partecipato al concorso. Premio Suora Angelica per la produzione 2016 al Teatro Ripeto Argentina e Flavio Vespasiano va a Costanza Clarissa. Perché il premio di Vienna. Argentina il 19 giugno 2016. Complimenti Carlotta. Togliamo l'occasione per Valì, se lasci il microfono alla signora Edith, che so che vuole anche lei dare un premio a qualcuno dei concorrenti. Sì, è un piccolissimo premio e va al tenore Bon. Sì, un piccolo concerto del Festival Irica a Castellarquato per i ragazzi delle scuole che studiano il loro poeta e il compositore Puccini. Grazie, grazie. No. Poi proseguiamo con un altro premio, questo
Questo è un premio in più che è stato dato in aggiunta agli altri, premio per Genoveffa nel ruolo di Genoveffa nel suo Angelica, va a Giurgola Gloria. Non abbiamo ovviamente il premio perché è stato aggiunto dopo e quindi faremo vedere. Grazie, complimenti. Poi proseguiamo. Vince il premio per il Monte Dalmaviva, quindi... finiamo con la zia principessa nel ruolo di suora Angelica, Carlotta Vichi, consegna il premio maestro Angelo Papero. Carlotta Vichi. Allora, il mio premio è che porterò una volta lì quest'anno al Festival Cusciniano del 2016, nella stagione. Altro importante premio. Proseguiamo. Barbieri di Siviglia, premio il Conte d'Almaviva, quindi siamo quasi arrivati, tra un mese siamo in debutto, Conte d'Almaviva, tenore Giuseppe Tommaso. Consegna il premio maestro Giovanna Tamboscio. Giovanna. Quindi so che anche il maestro Tamboscio del Teatro Madrid di Spagna deve darci pure qualche comunicazione. Anche un piccolo premio e un contratto nel Teatro Real di Madrid per il soprano Camila Tittinger. Camila Tittinger, un contratto dopo. Proseguiamo con il premio sempre del Barbieri di Siviglia, Rosina. La Rosina va al mezzo soprano Jostad Lilly. Consegna il premio Paolo Ramoster. Il maestro Esper credo che ci deve dire qualche cosa. Il premio per una produzione o un concerto nella stagione 16 al soprano Giuliana Gianfaldone. Bene. E allora invitiamola sul palco Giuliana Gianfaldoni perché vince il premio di Lauretta nel Gianni Sicchi. Prego Giuliana. Prego maestro Enrico Bonetti. Je commence seulement à apprendre l'italien avec tous ces beaux jeunes gens.
Alors je disais que je souhaite offrir un rôle donc à la Giuliana. Ça sera peut-être la Suzannette, hein, la Suzanne des noces. Je ne sais pas encore, excusez-moi, je vous dirai les dates après. Et je voudrais également. Je voudrais également Madame Titi. La Madame Titi, pertanto, sarà scritturata nel teatro. Nel ruolo che lui poi riterrà più opportuno per la sua voce. In questo momento non sa. Comunque, offre un ruolo, una scrittura. Proseguiamo, a questo punto abbiamo terminato i ruoli per cui queste sono state assegnate. Andiamo con il terzo premio che viene assegnato a Carlotta Vichi. Carlotta Vichi, terzo premio, con il premio Maestro Bernard Henrich. Ricordiamo che il terzo premio di 1250 euro, ecco qui. Ovviamente i premi dei ruoli significa la copertura di tutte le spese per la messa in scena dell'opera stessa, quindi la possibilità di rimanere qui appunto per la preparazione alla messa in scena dell'opera. Secondo premio. Abbiamo quasi finito. Secondo premio. Dai. Baritono Yuri Yurchuk. Consiglio il premio Alejandro Abrante. Allora, primo premio, vorrei anche invitare il nostro sponsor, vedo qui come amministratore Maggiolini della Progenza che insieme al presidente della giuria Giovanna Casolla vince il primo premio Gianfaldoni Giuliana. Primo premio. Grazie a tutti.
Ci vediamo il prossimo anno, sempre spero qui al Teatro Bologna. Grazie ancora al direttore Paolo Ruffini e ancora un applauso meritatissimo a tutti quanti, a Giovanna Casola, grazie. Grazie. Un buon saluto a tutti. Allora, un saluto, penso che sia doveroso perché siamo stati 6 giorni tutti veramente insieme, dalla mattina alla notte, a, appunto ad ascoltare questi ragazzi, a parlare, e siamo stati, come diceva ieri sera qui la signora Casola, vi ricordate voi semifinalisti, che sono stati molto attenti e ci avete veramente emozionato, sia perché vediamo in voi tante speranze e promesse della lirica. Io cedo con veramente tanto dispiacere di lasciarci un po', diciamo, non vedevamo l'ora che finisse, però come tutte le cose belle poi si rimpiangono. Domani ci sentiremo per tutta la nostalgia, tutti partiranno, ognuno ritornerà in Brasile, in Spagna, a Tenerife, in Germania, in Francia, a Torre del Lago. E Napoli! Allora, ringrazio veramente, penso a nome di tutti i ragazzi, di tutta la giuria, la signora Casola, e le lascio un attimo il microfono. E prima di tutto grazie a voi pubblico, grazie a chi, ai nostri angeli che hanno lavorato dietro le quinte, come Fabio, come Laura, Loredana. E invitiamo i nostri pianisti, concentrazione, 123 partecipanti, non è stato uno scherzo. Ma voglio dirvi, non è vincendo un concorso che si fa carriera, ve l'ho detto ieri sera, se qualcuno di voi non c'era, io ne ho partecipati con due e non ho vinto nessun concorso, nessuno di tutti e due, però sono 50 anni che canto e canto ancora. Voglio dire solo due parole, dobbiamo fare un grandissimo applauso invece alla direttrice artistica di questo, che veramente aiuta i suoi, lei e il marito fanno un lavoro enorme, senza nessun aiuto di nessuna istituzione, e questa è una vergogna, la cultura in Italia è la prima cosa, ma purtroppo i nostri governanti questo non lo fanno. Grazie. Scusatemi, un grande applauso a lei che ci ha assistito tutti questi giorni a Rosangela. Grazie a voi, grazie a tutti voi. Ci vediamo l'anno prossimo, sì, con il 15°. Tutti a vedere i barriere, già gli spicchi e Angelica. Bisogna adesso sostenere questi giovani. Grazie, grazie, grazie a tutti voi.
l'appuntamento è sempre al solito posto. Grazie.